Maurizio Buscaglia è un'altra seconda vittoria casalinga consecutiva, soprattutto arrivata dopo un recupero loro, ma negli ultimi minuti siete dimostrati più cinici, molto più concreti di loro. Beh, alla fine siamo riusciti a giocare bene la palla, a gestire bene possessi e tempo, anche perché comunque come caratteristica di squadra dobbiamo avere anche in attacco energia nel muovere la palla, nel giocare, nell'attaccare. Abbiamo fermato un po' il gioco per andare contro determinate accoppiamenti, con determinate marcature, e siamo riusciti a trovare delle buone soluzioni. E è importante, perché questa squadra deve avere ritmo, deve avere energia, e non è facile quando devi avere questo come base, magari essere attento in determinate situazioni tecniche o a giocare col tempo. Quindi questo possiamo prenderlo come un piccolo passo avanti o comunque una cosa da focalizzare per costruire il nostro gioco. Il fatto che adesso non ci sia più l'incubo, il problema della retrocessione, ma ci sia soltanto la salvezza tranquilla già garantita, può essere un bene o un male? Nel senso, può essere un bene perché non c'è più quest'ansia, o può essere un male perché forse viene a mancare un po' uno stimolo? E in questa ottica, cioè di dare un po' un obiettivo al gruppo, possiamo iniziare a parlare di playoff oppure per adesso non se ne parla? Ma noi giochiamo partita per partita, e ogni partita proviamo a vincere, poi bisogna vedere alla fine. Sul discorso che hai fatto prima, io aspetto. Finché non arriva una carta di un tribunale che dice come stanno le cose, io non rispondo, perché c'è troppa confusione su questo argomento. Tornando alla partita, avete fatto per buona parte della partita un ottimo lavoro in difesa, poi avete preso tanti rimbalzi e soprattutto poi, come hai detto prima, nei momenti topici avete trovato sempre la soluzione migliore. Sì, dei momenti topici sono contento l'alternanza con cui i giocatori sono stati protagonisti, perché un momento topico e penso ai tiri liberi di Forrai, un momento topico e penso alle uno contro uno di Umè, un momento topico e penso alle due giocate di Elder, un momento topico, quindi c'è stato il tiro di Conte, assolutamente importantissimo. Cioè, mi piace questo fatto che comunque siamo riusciti a rispondere come squadra, ma anche ad andare dal singolo quando era necessario. Speriamo di fare una fotografia a questa cosa, perché può essere importante per il nostro proseguio. Anche perché col primo break di Ferentino voi l'avete recuperato con gli ingressi di Pascolo e di Spanghero, quindi... Ottimo, sono stati bravi, come dicevo prima, ottimo impatto della panchina, ha cambiato in maniera energica il ritmo della partita, e sicuramente con Ferentino ti trovi davanti un attacco con grandissimo potenziale, ed era fondamentale cercare di stringere nel secondo tempo la difesa. Giocando a chi fa più punti si rischia di perdere. Forse è un po' presto per farti questa domanda, ma intanto te la rifaremo fra qualche mese, o io o qualche collega. Si vede già la differenza da quanto riguarda il livello e il ritmo di gioco rispetto alla DNA qui in Lega 2? E dove sta questa differenza, chiaramente? Ma chiaramente esiste un campionato che ha delle sue caratteristiche. Io ho trovato la DNA un campionato di grandissimo interesse, con potenziale, con giocatori che potrebbe crescere ancora di più di livello, e trovo chiaramente la Lega 2 avvalorata, se posso usare questo termine, dalla presenza di americani, di comunitari, di giocatori stranieri che danno, per capacità, talento, energia e fisicità, sicuramente un passo in più. Questo alza il livello degli italiani, perché con i buoni americani gli italiani giocano bene, già il livello degli italiani, dei giovani italiani è ottimo, per cui sicuramente è un salto in più, del resto è una categoria superiore.